sul costo dei tamponi è stato da pochissime ore sottoscritto un accordo tra il commissario Figliuolo, d'intesa chiaramente col Ministero della Salute, e tutte le organizzazioni di rappresentanza dei farmacisti italiani. Con che spirito avete accolto questo accordo? Con l'unico spirito possibile, con lo spirito di servizio. Siamo di fronte ad una tragedia del paese, quindi era veramente difficile rispondere di no. Io mi rendo conto che sto chiedendo un ulteriore sacrificio ai colleghi, che sono provati dal ruolo che hanno avuto durante la pandemia, ma al di là di tutto questo, secondo me, è il senso civico connaturato alla nostra professione che ci deve muovere a farlo. Che tempistiche prevede, no? Perché effettivamente questo prezzo calmierato entri in vigore? Mi ha detto la struttura commissariale che dopo 2 ore scarse che era aperta la piattaforma di adesione avevano aderito 600 farmacie, quindi sono ragionevolmente ottimista. I tamponi di buona qualità, quelli che mi risulta vengono acquistati da tutte le farmacie, si aggirano tra i 5 e i 6 euro. Poi sul mercato c'è di tutto, chiaramente, ma il tampone non è soltanto il costo fisico del tampone. In più ci deve mettere l'operatore che svolge questo tipo di attività, che sia il farmacista o sia un infermiere, e quindi anche un costo esterno, la struttura esterna e la burocrazia che c'è dietro, cioè la registrazione dell'atto che c'è dietro a questa situazione. Cioè, capisce, il costo della prestazione non vede come fattore vincolante il costo del tampone, ma una serie di costi incomprimibili che sono a garanzia dell'operatore e del paziente. Se le altre strutture li facevano 50 euro, se la media in Italia delle farmacie era 22 euro e non Marco Cossolo, ma la regione Emilia Romagna aveva scritto nella delibera che 15 euro era un prezzo sociale, vuol dire che è un prezzo sociale. Io sono convinto che non si sia in perdita 15 euro, ma che rimanga una marginalità indubitabilmente risicata. Chiaro che è una cosa che si regge per 2 mesi, ecco perché parlo di sacrificio. Lei consideri che la farmacia sta svolgendo in forma totalmente gratuita la stampa del Green Pass. Per stampare un Green Pass in farmacia ci vogliono veramente pochi secondi, quindi non assolutamente è una cosa che facciamo volentieri, ma capirà bene che le farmacie da qualche parte si devono sostenere economicamente. Se quello lo fai gratis, quell'altro lo fai gratis, quell'altro lo fai ancora gratis, il sistema cade e quindi non è possibile più andare avanti. Noi dobbiamo partire dal presupposto che oggi sic stantibus rebus il 60% delle farmacie fanno i tamponi. Quello sarà il termine di raffronto sulle quali baseremo i risultati.